Grazie Presidente. La mozione è senz'altro interessante in tutte le sue forme. È opportuno rilevare la differenza fra l'attività di lettura e la conoscenza dell'oggetto libro, che oggi è declinato in forme diverse, appunto, come ben specificato, dall'audiolibro all'ebook al libro ancora cartaceo. La mozione è assai interessante perché oltretutto va a sviluppare la conoscenza delle biblioteche comunali che hanno dei settori anche per la prima infanzia, dallo 0 ai 3 anni, e sicuramente svolgono un'attività importantissima per quello che riguarda lo sviluppo della capacità del bambino di interagire con l'oggetto libro e con l'attività di lettura. Detto tutto questo, la mozione ha però una criticità che io rilevo nel secondo impegnato, perché prevede la partecipazione delle associazioni italiane editori, che hanno come loro obiettivo e naturalmente condivisibile, giusto scopo, quello di vendere libri e non di diffondere la lettura tout court, nel senso un insegnante o una biblioteca sottopone un testo a un bambino o comunque lo invita a leggere o legge un testo attraverso un ebook o un libro cartaceo, qualunque edizione essa sia. Viceversa è ovvio che gli editori intendono invece sviluppare una maggiore possibilità di edizioni diverse anche dello stesso testo. Quindi direi che far approcciare senza mediazione i bambini o la scuola o l'associazione editori, che già comunque è all'interno delle scuole, ecco, direi è un passaggio un pochino delicato. Quindi se il consigliere è d'accordo nel lasciare il primo e il secondo impegnato, il primo e il terzo e togliere il secondo, noi potremmo assolutamente condividere questa mozione.